Ma oggi è una giornata importante, storica per la città, senza enfasi, però questo grande cambiamento di Rimini che sta rifacendo il lungomare, che sta facendo le fogne. Ero poco fa in una riunione dove, insomma, 350 operatori, imprenditori vogliono rifare il nostro lungomare insieme al comune. Dentro questo grande cambiamento c'è la riscoperta della città d'arte, della cultura, della nostra storia, del Ponte di Tibero, della città romana rinascimentale. Rimini sta investendo 100 milioni sui grandi motori culturali, che sono gli unici per dire ai visitatori del mondo: venite da noi, venite in Italia, nel mondo di qui in avanti, insieme alla spiaggia rinnovata. 100 milioni di investimento. Di questi 60 milioni, diciamo così, a quantificarli, sono in un quadrante urbano che avrà con sé il nuovo Museo Fellini. È il più grande finanziamento statale che arriva sul turismo e sulla cultura da parte dello Stato a Rimini. E in questo c'è un passo enorme di cambiamento. È la prima volta che il governo italiano riconosce la potenzialità dell'arte e della cultura di un maestro come Fellini. Lo dico perché noi anche da Rimini abbiamo sempre detto a tutti i governi, Francia o Spagna, destra o sinistra, in Italia conta solo l'industria dell'auto, della siderurgia, del tessile, della chimica, oggi conta l'arte, la cultura. In questo il primo ministro Renzi, quando è venuto qua, e il ministro della cultura Franceschini sono stati coerenti, c'è un cambio di passo, l'Italia sta investendo sull'industria del turismo e della cultura, dell'industria del turismo attraverso la cultura, 9 milioni per dare una mano a Rimini a completare la riqualificazione dei propri motori culturali con il Museo Fellini. Museo Fellini si articolerà su tre coordinate, su tre assi, sono coordinate progettuali, adesso le dovremo fare no? Riempire, esplodere, sviluppare. È un museo, ha vinto questo finanziamento, diciamo così, per la forza del pensiero, delle coordinate progettuali, perché il museo si articolerà su tre assi. Il primo asse è il Fulgor, la casa del cinema, dove ci sarà una parte dedicata alla memoria, all'immaginario di Fellini, a quello che tanto di tanto la città ha fatto in questi anni, dal no, libro dei sogni ai disegni. Un ultimo piano del Fulgor, ci si immagina di poter arrivare e trovare un posto non statico, ma dove magari anche sdraiarsi e contemplare con delle cuffie le musiche di Fellini, le visioni, i film. Non so chi di voi ha visto la mostra di David Bowie a Bologna. Primo asse, Casa del Cinema Fulgor. Secondo asse, Rocca Malatestiana, il nostro Guggenheim. Noi non dovevamo costruire un nuovo museo, ce l'avevamo a 600 anni, adesso lo dobbiamo riempire di contenuti. Allora immaginate questo secondo asse, le sale rinascimentali che diventano dei set, delle botteghe di film, dove entri dentro e non c'è una teca, uno scaffale, ma ci sono i set riprodotti e vivi le emozioni. Entri nella nebbia dove il vecchio di Amarcord si perde, se dice se la morte è così, it's cool. Immaginate la fontana di Trevi, dove Anita, invece che dire Marcello Comire, dice il tuo nome e dice Paolo Comire, perché chi entra si chiama Paolo. Le manine. La sala, l'ala di Isotta che diventa un luogo che ospita con una call internazionale, chiamiamo tutti gli artisti del mondo che si sono ispirati a Fellini, quella ala di Isotta ospita le opere, le mostre di personaggi che dicono che si sono richiamati a Fellini, da Scorsese, a Coppola, a Kusturica, a Greenaway, a Anderson, a chi vorrà. Ovviamente questo lo svilupperemo poi successivamente. Quindi Fulgor, Rocca, e tra la Rocca e il Fulgor, questo grande quadrante urbano, questa piazza Malatesta, i giardini dietro l'Arengo, la piazzetta San Martino dietro il Fulgor, che diventano, invece che un luogo degradato di asfalto, di auto, di abbandono, una grande piazza delle arti, dove ci sono i segni dell'onirico, del circo di Fellini, del Luna Park, dove ci sono delle interazioni di segni contemporanei che il visitatore va e trova, cioè delle installazioni outdoor, all'aperto. Queste coordinate, sottolineo, progettuali, Rocca, Fulgor e la terza tra la Rocca e il Fulgor, un grande quadrante urbano, hanno colpito per le caratteristiche innovative e oggi usufruiranno di 9 milioni di finanziamento. Il tanto di buono e di possibile che la città è riuscita a fare, no? Da questa intuizione di allora, di
comprare il libro dei sogni, l'archivio. Passiamo, come dire, da tanti progetti di celebrare il compleanno alla strutturazione di qualcosa di permanente, uno dei più grandi hub culturali d'Europa. A Bilbao hanno fatto il Guggenheim. Beh, noi faremo il nostro Guggenheim Felinesco, che è articolato su tre gambe: Fulgor, Rocca e una piazza urbana che li tiene. La Rocca quindi entra nella disponibilità di questo progetto, cioè la Rocca viene messa a disposizione. Oggi la Fondazione Cassa di Risparmio è in una relazione con noi per mettere a disposizione la Rocca di questo progetto. Quindi sì, oltre, come dire, a questi 60 milioni di quadrante urbano, per il Museo Fellini, che sono la somma di Fulgor, teatro, ciò che mettiamo nella piazza, entra anche la Rocca. Quanto è costato fare il Guggenheim a Bilbao? Centinaia e centinaia di milioni. Beh, la Rocca forse vale di più, quindi ha un valore inestimabile. Oggi noi andiamo a giocare nel campionato del mondo dell'arte e della cultura. Il Guggenheim l'anno scorso ha fatto 1.300.000 visitatori, 63% internazionali. Beh, se noi anche coi piedi per terra ne facciamo un quarto, un quinto quando partiamo, beh, cambiano i tratti di questa città, cambia la sua forza attrattiva da un punto di vista internazionale. È una grande sfida, oggi poterla raccontare e poterla dire ai riminesi ci riempie, indipendentemente dalla casacca, di orgoglio. Sta cambiando il paese, il governo investe sul turismo e sulla cultura, Rimini ha anticipato questo cambiamento e oggi finalmente un paese, uno Stato, con il governo che investe, incontra una città che investe sul turismo e sulla cultura.